Quanto sei ciccione? Imbattervi in motorini che sfrecciano sui marciapiedi, non vi preoccupate. Sono tutti fattorini che consegnano cibo a domicilio, cibo o qualunque altra cosa, perché dovete sapere che la Corea è una delle nazioni dove si consegna più roba a domicilio in assoluto, e se non sbaglio è anche la nazione dove è stata inventata la consegna a domicilio. Ok, c'è l'acquario con gli squali, le tartarughe marine, le foche e le lontre. Allora, nella barriera corallina, cioè negli oceani, ci sono le lontre? Qualcosa mi sta sfuggendo. O che ci sono le lontre coreane che invece di nuotare nei fiumi nuotano negli oceani, però se qualcuno di voi è al corrente delle lontre marine me lo faccia sapere, grazie. A quanto pare a Seoul ci hanno pure fatto una statua per il Gangnam Style. Tra l'altro non so se sentite, ma nel sottofondo c'è pure la canzone che continua a ripetersi in loop, un loop eterno che non finisce mai. Ma io dico, ma i coreani non sono ancora rotti i coglioni di questa canzone. Mangiare, avete visto cosa abbiamo mangiato e abbiamo speso 25 euro, 33.000 euro.
Gangnam, siamo in camera, o meglio nel nostro appartamento. Domani sarà l'ultimo giorno a Seoul, purtroppo, mi dispiace tantissimo, perché venerdì partiamo per Busan. Ma questa è un'altra storia. Vi ricordo come sempre di condividere, commentare, mettere like, iscrivervi al canale, fare quello che volete, basta che condividiate con tutti la mia avventura in Corea. Ci vediamo al prossimo video, per ora buonanotte!